Il direttore di Rete Lombardia, Gruppo Mediapason, Fabio Ravezzani. Ciao Fabio. ciao a tutti. Allora, prima parte, noi tre utilizziamo Fabio Ravezzani, terzo nella sfida Juventus-Inter, da direttore di Rete Lombardia. Si occupa tantissimo di Inter e Milan, ma sappiamo quanto di Juventus. Credo allo stesso modo, esattamente come quantità, o no, Fabio? Sì, seguiamo, almeno io in prima persona le seguo tanto e devo dire che purtroppo mi confesso non sono un grande appassionato di calcio in generale, quindi ci sono quelli che sanno tutti del campionato inglese, francese, tedesco. Sì. Io su Milan Inter Juve penso di saperne perché le vedo sempre, sul resto mi fido delle opinioni altrui, Però ecco. diciamo la Juve funziona nel bene e nel male quanto le altre, cioè essendo Tele Lombardia, però la Juve è considerata una terza lombarda, cioè nel senso lì funziona, ha lo stesso seguito, lo stesso o Ma no? dicono che in Lombardia ci sia 1 milione di juventini, che non è poco, su 10 milioni di abitanti. Io devo dire che all'inizio, quando, ahimè, più di 20 anni fa, ho cominciato a occuparmi di queste cose con la Lombardia, notavo un calo di ascolti rispetto a Inter e Milan quando si parlava di Juve. Ultimamente forse invece sono quasi in aumento, nel senso che con tutte le vicissitudini che avete avuto siete Senti, diventati una materia che coinvolge tutti a prescindere, ecco. lo sai, e poi ti voglio chiedere qualcosa alla fine sull'assemblea degli azionisti, che è una cosa proprio solo juventina, ma sulle qualche critica ricevuta dalla Juventus e la risposta di Ferrero. Però partiamo un attimo da Juve-Inter, perché so che tra poco più di 20 minuti ci devi lasciare e non possiamo perderci questo tema. Tornando a questo che abbiamo detto, in settimana, ora andiamo sul campo, in settimana c'è stata un'intervista dell'ex arbitro Calvarese a Tutto Sport, dove ha detto Juve Inter è un incubo per gli arbitri, ha detto ne ha mangiati tanti, ha spiegato, ha detto sai c'è un 30% di juventini ma tutti gli altri poi guardano la Juve in modo non con simpatia, e insomma ha raccontato che tanti ci hanno rimesso, ricordiamo Orsato, tanti, il povero Ceccherini a 30 anni viene messo lì, non lo so, è questo Juventus Inter secondo te, troppo avvelenata, da chi, da quanto, da... Ma allora, c'è un vissuto che fa della Juve la squadra del potere fino almeno all'inizio degli anni 90, del potere economico. Poi c'è un vissuto che fa della Juve la squadra non solo del potere, ma anche potenzialmente del malaffare, nella misura in cui Luciano Moggi veniva indicato come l'Andreotti, il Craxi nella politica di turno, no? Cioè quello comunque che in qualche modo riusciva sempre a maneggiare. Quindi questo vissuto in realtà ha portato la percezione di chi non è juventino a ritenere, a volte anche solo per una forma, secondo me, di snobismo intellettuale, no? Dire che la Juve ruba fa fine e non impegna. Ha portato poi alla fine a cementare questa cosa. È un dato di fatto che la Juventus, essendo stata da sempre la società e la squadra più vincente, di anno in anno si è misurata con rivali che erano molto meno costanti della Juve nell'essere al top. Quindi una volta vinci lo scudetto davanti al Milan, una volta vinci davanti all'Inter, una volta davanti alla Fiorentina, una volta davanti alla Lazio, una volta davanti alla Roma. E fa molto anche comodo a tutte quelle che hanno perso il confronto dire: vabbè, ma non si era mica lì a darmi pari. Quindi, secondo me, il sentimento di antijuventinità è cresciuto poi in maniera esponenziale, è stato gestito anche mediaticamente. Si è scoperto comunque che dire che la Juve ruba fa ascolti, fa vendere giornali, fa discutere, compiace molte persone. C'è stata un'inchiesta in cui sono emerse comunque delle cose, non solo sulla Juventus, ma anche sulla Juventus, un'inchiesta che è stata sicuramente indirizzata soprattutto a colpire la Juventus in una situazione, economica penalizzante per la Juventus, perché non dimentichiamo che quando esplode Calciopoli, e siamo nel 2006, la Juve non ha più padri, perché nel giro di un anno sono morti prima Gianni Agnelli, poi Umberto Agnelli, non ha nipoti operativi perché gli Elkann si dovevano affidare a Gabetto e Grande Stevens, che Gabetto odiava la Juve di Giraudo perché Giraudo l'aveva estromesso appena era entrato. Insomma, c'è stato un regolamento di conti sia interno alla Juventus, alla Fiat, diciamo, il potere,
sia a livello mediatico con il supporto favorevole di tutte le parti in gioco, quindi grande potere berlusconiano, grande potere di Tronchetti Provera, Telecom, La Sette, eccetera, e un certo interesse da parte della parte vincente in quel momento all'interno della famiglia, diciamo, di Exor a scaricare i due, e il combinato disposto di tutti questi elementi non ha fatto altro che rafforzare il sentimento vero, storico, invece fittizio, per il che fosse, eccetera, per cui la Juventus è la nemica di tutti. Ecco, scusate la lunga digressione. No, molto, figurati, noi siamo ben contenti. Giovanni Albanese, intanto ti saluto, ciao Giovanni. Buon pomeriggio. Ti presento, ciao, se non lo conosci, il direttore Fabio Ravezzani e Mister Gatta, ciao. Lo conosci bene, purtroppo per te. Facciamo questa prima parte con un po' di domande a Fabio, che può stare un altro quarto d'ora e poco più con noi, poi Giovanni, arriva anche Luca, ci buttiamo su Juventus-Inter completamente. Ti chiedo una cosa, ci sono un bel po' di domande, intanto io qualcuna te la leggerei anche, Fabio. Allora, aspetta un attimo, la prima che ti... era quella su Carlo Pogliani, ricordiamo è un opinionista di Tele Lombardia, almeno noi l'abbiamo conosciuto per quello, tifoso del Milan, che non c'è più da qualche giorno, e sai, tanti seguono Tele Lombardia e magari quindi ti chiedevano un ricordo, non tutti magari lo conoscono, però Fabio puoi raccontarcelo tu in qualche secondo. Ti ringrazio, io poi per correttezza devo anche dire, per giustizia, tu giustamente citi Tele Lombardia, che la mamma... No? Ah, va bene, sì. In realtà, ecco, questo Voice Stadio è la TV più seguita in Piemonte, su Videogruppo, più seguita in Veneto, su Tele Nord-Est. Fai bene a dirlo. Puglia, su Tele 2. Quindi, voglio dire, siamo arrivati anche in Sicilia, non siamo ancora i più seguiti, ma ci stiamo lavorando, su Tele One, più... altre regioni che ci sono, e TV in Emilia, insomma, quindi diciamo così, stiamo ormai veramente più che in mezza Italia, tre quarti Italia. Carlo Pogliani era un personaggio straordinario, perché tu pensa, Carlo Pogliani è entrato nella nostra TV in quanto una volta aveva dato, lui era il tassista, e aveva fatto una corsa con il mio editore, il quale viene e dice: ma sai che ho conosciuto un tassista molto simpatico, molto competente? E dico: vabbè, fammelo conoscere, magari può anche essere la trasmissione. E di lì aveva cominciato per anni. Lui era un allenatore come Mister Gatta, era un allenatore molto appassionato, molto competente. Io credo che la competenza nel calcio non la dia nel mestiere di, sicuramente non la dà il mestiere di giornalista, non è che perché noi siamo giornalisti siamo competenti, ne capiamo esattamente come tutti gli altri. Sicuramente chi fa l'allenatore di professione ne capisce di più, ha delle probabilmente una profondità maggiore, anche se poi tu pigli cinque allenatori e ti dicono cinque cose diverse. Questa è la nostra grande fortuna. Lui era una persona preparata, e credo che se c'è una cosa, ieri ci sono stati i funerali, è stata una cosa commovente, noi eravamo tutti lì, guarda, un momento veramente, una chiesa strapiena, tra parentesi, perché poi lui ha seminato, non so, non tanto in TV quanto sui giovani che ha allenato, le giovani, perché poi allenava anche il femminile. La cosa che a me fa piacere è avergli dato quella conoscibilità, notorietà no, però insomma, quel essere una persona speciale che attraverso la televisione è stata percepita come tale da tante persone che si sono dispiaciute. Questo secondo me è l'unico regalo che noi potevamo fargli. Io vedo infatti che qui su Juventus, appunto, non era neanche un tifoso juventino, in tanti ce l'hanno chiesto, tanti dicono molto competente, ci sono rimasto male, vabbè, niente, è un saluto nostro piccolo a una persona che evidentemente ha lasciato un bel ricordo nel parlare di calcio. Poi magari mister lo commentiamo anche con Luca Monblano, ma Luca credo l'abbia già fatto in questi giorni, è partito con un saluto a inizio settimana. Allora ne faccio un'altra io, andando su vabbè, qualcuno dice: in Toscana non ci siede, vi seguo streaming, e lo so, siamo in Toscana. Ah, Gold TV, sì. Ci sono ragazzi, basta cercarci, non so se è canale 14, 13, se ci cerca ci trova. Non cercate scuse. Allora, ultimissima domanda sul passato Juventus-Inter, ti chiedo: revocare quello scudetto a tavolino chiuderebbe gran parte dei veleni, oppure no, perché ognuno resterebbe dell'idea che... O sarebbe giusto revocarlo? Sì, lo dico io, però dimmi pure tu. Io quando venne assegnato dissi subito a tempo zero che non aveva nessun senso dare quello scudetto all'Inter. Non conoscevamo ancora tutte le telefonate. Non conoscevamo le telefonate. È un argomento, come dire, di cui possiamo discutere noi per ore, ma tanto non verrà mai fatto. Quindi diciamo,
è come dire, fare un viaggio sul sole sarebbe interessante, sì, ma tanto non ci sai arrivare. Però anche perché i media, non mi riferisco a te che gli argomenti li hai affrontati tutti, perché lo so di persona, però dico anche perché ai media non interessa nulla, perché se ci fosse un discorso di tanti che si chiedessero ma l'albo d'oro è corretto così, che sarebbe una domanda piuttosto legittima, visto che tutti sono interessati al numero disegnato degli stadi in uno stadio privato così, e nessuno frega nulla che sull'albo d'oro c'è uno scudetto incredibile. Vabbè, non so, io la butto là, che anche se ci fosse qualche interesse in più sui media, magari qualcuno si porrebbe il dubbio, ma ci sta che quelli abbiano quello smoking bianco certificato sull'albo d'oro. Ma noi giornalisti, tu forse non te sei accorto perché fai l'avvocato, noi giornalisti siamo sportivi, siamo una categoria poco propensa a incalzare il potere dei grandi club. Bella questa. Ecco, sì, cioè, ovviamente poi non c'è tifoso del Milan, dell'Inter o della Juve che non dica la Gazzetta ce l'ha con noi, il Corriere della Sera ce l'ha con noi, quello ce l'ha con noi. La verità è che il 99% dei giornalisti vive all'ombra dei dirigenti delle squadre che segue, e questi dirigenti fanno una, io potrei dirti un ricatto, ma potrebbe essere troppo, diciamo una moral suasion, che così è più elegante, a far sì che se tu rompi troppo le scatole, alla lunga poi loro ti dicono, io non ti do più notizie, non venivi poi a chiedere allora cosa pensiamo di questa cosa qui. Quindi tutti si omologano, mediamente il giornalista che segue il club sportivo è molto affine al capo ufficio stampa e tende a compiacerlo, e quindi tu immagina se un giornalismo sportivo cominciasse a fare una battaglia in nome per conto di non so chi contro lo scudetto dell'Inter, nessuno ha interesse a farlo, lo so. E quindi non verrà mai fatta.